Abbiamo ricevuto una segnalazione direttamente dai medici volontari che stanno effettuando questa campagna di screening con i test rapidi, quindi non con il tampone molecolare, che ci hanno segnalato un tasso di positivi bassissimo, troppo basso da trasformare, diciamo, l'ottimismo in preoccupazione, cioè se sono, e quindi come dire, considerare questi test rapidi probabilmente poco affidabili e con un risultato non veritiero che potrebbe portare dei pericoli, e cioè se gran parte della popolazione partecipa a questo screening, pensa di essere negativa e magari non lo è, la pandemia può galoppare invece che essere fermata. Sono quattro le società dalle quali Regione Abruzzo pare essersi rifornita finora di questi test rapidi. Tra queste compare anche una società con sede a Roma, il cui amministratore unico è Michele Russo, che noi conoscevamo come imprenditore della comunicazione, non sapevamo che fosse anche, come dire, un rivenditore di test anti-Covid. Abbiamo scoperto anche tramite una piccola indagine interna che il Ministero ha emanato e diramato alle regioni una circolare nella quale raccomandava, per carità non obbligava, ma raccomandava di utilizzare dei test con una sensibilità superiore al 97%. Regione Abruzzo invece ha svolto un'indagine di mercato tramite l'ARIC per reperire dei test con sensibilità maggiore al 90%, quindi minore rispetto a quella raccomandata dal Ministero. Questo è un ulteriore elemento che ci fa dubitare, insomma, sulla validità di questa campagna di screening. Ha stanziato 1 milione di euro e sono state ripartite, insomma, questo 1 milione di euro tra i 4 fornitori. Di 3 fornitori compare la cifra esatta del contratto sottoscritto sul bilancio, su Proxima SRL c'è una cifra diversa, per cui non sappiamo se sia stato impegnato tutto il milione o soltanto intorno a 600.000 euro. Le immagini di tamponare 5.000 persone, di cui soltanto 2 risultano positive, tutte le altre sono convinte di essere negative e magari non lo sono, per cui possono attuare dei comportamenti anche più disinvolti nei confronti, non so, dei parenti anziani, dei soggetti più fragili, e dunque la pandemia può galoppare invece che essere contrastata con l'isolamento delle persone realmente positive.